Che poi, tra l'altro, la cosa che comunque andrò a sottolineare quando parleremo comunque del gioco, quando lo discuteremo, è il fatto che i reclutamenti all'interno di questo titolo, a differenza dei vecchi Shuikoden, sono più semplici. Ho trovato praticamente il fattore reclutamento più semplice. Perché comunque i suggerimenti sono più semplici da decifrare. I personaggi comunque sia, a parte qualcuno, praticamente ti si buttano addosso. Quindi basta semplicemente trovarli all'interno delle mappe, all'interno del gioco. Ma fondamentalmente i personaggi ti si buttano addosso. Ce ne sono solo un paio che sono un po' fastidiosi da reclutare, un po' difficili, almeno difficili sempre tra virgolette, nel senso più complessi da reclutare rispetto agli altri, anche perché se vi fo vedere la nostra baba, praticamente non abbiamo più nessuno da reclutare. Abbiamo soltanto Lin, la sorellina Lin, che però ancora non posso reclutare a quanto pare, perché c'è scritto che quando tutto il resto sarà raccolto, un'altra strada si aprirà per te. Quindi io sono convinto che lei sarà l'ultimo personaggio da reclutare e possibilmente ci sarà una sorta di capitolo extra. Secondo me mi fanno giocare il capitolo interpretando il personaggio di Lin e facendomi giocare nei suoi panni praticamente quello che ha fatto. Una sorta di mini capitolo extra. Ho sta forte impressione. Che si sono usciti. Ho sta forte impressione che si sono usciti sta cosa dal cilindro. E se l'hanno fatta, veramente incredibile. Se l'hanno fatta, incredibile. Anche perché, se andiamo a vedere praticamente i personaggi che ho reclutato, sono 112. In totale nel gioco sono 120. Quindi io adesso ho il forte sospetto che gli ultimi 8 personaggi che debba reclutare sono tutti personaggi di trama. Sono tutti personaggi che incontro adesso con la trama. Quindi in teoria dovrei aver finito i reclutamenti, a meno che mi spunta poi qualcun altro, giusto così, proprio gli ultimi ultimi personaggi, e allora li devo andare a prendere. Però penso probabilmente che ormai per trama abbiamo veramente chiuso anche i reclutamenti, quindi sono veramente veramente entusiasta. L'ultima cosa che volevo controllare era la quest della cucina, perché non mi è apparso più nessuno, ma in teoria io dovrei combattere, non mi è apparso nessuno, ma io in teoria dovrei combattere contro l'organizzazione. Ah, aspetta. Ah, ecco, il presidente del sindacato del drago deve essere un tizio spaventoso. Non sai quanto nuovo. Immagino un uomo con un'abilità culinaria così spaventosa. Tra l'altro, vedete? Lei non l'avete vista in live perché l'ho reclutata per conto mio. Cioè, l'ho reclutata nell'episodio che poi ho registrato di reclutamenti che poi faccio uscire a parte su YouTube. E lei, fondamentalmente, la tizia mascherata, quella che veniva in cucina e ci rompeva i coglioni e aveva la maschera, in realtà era la moglie di Kurtz, cioè era la moglie del nostro cuoco, che sotto una sorta di incantesimo, maleficio, quello che è, esatto, tramite appunto i pronto carabinieri, lavorava sotto il servizio diciamo, del presidente degli assassini del drago. Quindi, nel momento in cui l'abbiamo sconfitta a una gara di cucina, lei praticamente si è unita a noi, ha ripreso la memoria e quindi si è unita alla nostra causa. Immagino un uomo con un'abilità culinaria così spaventosa da decidere di creare un'organizzazione segreta per governare il mondo tramite la cucina. Yare yare. Mi sembra un bel tipo. Il bel Yakkaina yachi tipo di cui というの parlate はsono わしのio? ことだ。Ah,来たな。Fiero. Guardalo, Fiero. Ma che vola? Che cazzo? Dai yo. Sì, ma non mi Da fa ga intendere. kanchigai Oggi sono suru venuto na. qui per reclutarti. Kanyu? Reclutarmi? Amata Il no tuo talento ha battuto ryuri il o memorevole chef e toshi. persino un gigante come Ryu Trey. sai koita Non sono riesco a nude. pensare a una persona più Ma degna di sa di prenderne washi il no mi? posto come vicepresidente. Do da Che ne dici, kurz. Kurtz? Non ti interessa entrare nel sindacato?
Kurutsu non servirebbe mai un verme come te. Esatto. Allora sei uno stupido. Credevo fossi un lungimirante, uno pronto a scacciare dal mondo la cucina inutile e governarlo con un unico e perfetto sapore. Non esiste cucina inutile. Combattere contro i tuoi chef mi ha aperto gli occhi su tutte le cose che si possono fare col cibo. Ogni stile ha il proprio valore. Se non altro, hanno dimostrato cuore e ferrea volontà di soddisfare il palate. Che razza di Bosch? Chiaramente dovrò far valere le mie regioni ai fornelli. Ok. Vai ad essere conquistato come tutti gli altri. Minchia. L'attesa è terminata. È il momento di... Ah, minchia, c'è lei che vuole i toast zuccherati. La giuria di oggi. Prendi una grossa bistecca, falla a pezzi e spiattellala sulla griglia. Io te l'ho fatto il piatto di bistecca, ma a te non è piaciuto, eh? Vuole che i cuochi le preparano i mi siam. Non so se ce l'ho. Lei voleva i toast zuccherati. Ok, quindi il dolce già ce l'abbiamo. Che le piace cibo caldo e piccante. Caldo e piccante come lei. Caldo e piccante come lei. La panna già va bene. Poi vabbè, poi bacon hanno messo. Vabbè, poteva essere quella guanciale, però vabbè. Frutti di mare marinati. Minchia. Mi sono piaciuti. Ah, la faccia del... L'omelette. L'omelette vi piace, dai che vi piace. So che a voi piace. Madonna mia. Successone qua. Minchia, quella zero mi ha dato, bastarda. Selezione di Mishida. Madonna, se mi schifano la carbonara, io veramente li prendo e gli vado a dare i ceffoni a tutti. Gli vado a dare. Cioè, veramente mi rifiutano la carbonara, io impazzisco. Vabbè, sì, che è fatta con l'aglio, possibilmente gli farà schifo. No, non ci credo che non gli piace la carbonara. Non ci posso credere. Veramente, il fatto che mi abbiano votato bassa la carbonara è illegale. È veramente illegale. Abbiamo un posto zuccherato, abbiamo un 5 assicurato da parte di lei. Quindi va bene. Lo so. Vabbè, dovremmo aver vinto in realtà. Dovremmo aver vinto. Sì. Già, nonostante mi abbiano votato male la carbonara, però abbiamo vinto. Ciao ragazzi, ciao Andy, ciao Ale. Sono stato sconfitto? Sì. Cucinare dovrebbe essere ascoltare gli ingredienti e le loro opinioni dei clienti. Si tratta di cucinare piatti deliziosi per loro. Se ricominciassi da capo e ci mettessi un po' più di cuore, potresti conquistare il mondo nel modo giusto. Con effetto immediato sciolgo il sindacato del drago oscuro. Oh, un nuovo gruppo di chef che cucinano con il cuore e formano la società della luce culinaria. E magari verrò a sfidarti di nuovo. Fino a quel giorno saluto te e la tua appetitosa cucina. Oh, quindi finalmente abbiamo concluso anche la quest del drago. Quindi siamo veramente verso la fine, mi sa. Così pare. Finalmente potrò concentrarmi sulla gestione del normale. Posso prepararti qualcosa? Selezione speciale di Nigiri. Quindi abbiamo finito. Abbiamo finito anche la quest. Abbiamo finito anche la quest del coso di MasterChef. Almeno quella canonica. Cioè quella canonica l'abbiamo conclusa. Minchia, ma siamo veramente vicini alla fine, eh? Beh, ci potrebbe stare in realtà. Ma non la vedo come sezione da finale questa. Questa è una sezione, diciamo, da pre-finale. Ma addirittura come sezione finale? Mi sembra un po' strano. Sì, sì, anche la cucina è una quest. No, quella della pesca non è una quest. La pesca serviva solo per reclutare un personaggio.
e l'ho già reclutato il personaggio con la pesca, quindi non ho problemi. Le side quest che ci sono qui sono il gioco di carte, che l'ho completata, il Beyblade, che l'ho completata, la saga di cucina, che l'ho completata. Ci sarebbero le corse dei Chocobo, o comunque la corsa dei, diciamo, degli animali, però ancora non l'ho fatta, ma semplicemente perché non è collegata a nessun personaggio, quindi non l'ho fatta proprio. Oh, va bene, andiamo a vedere allora cosa succede, perché io qua adesso devo prendere la decisione se praticamente combattere oppure arrendersi. Quindi io sono curioso di fare la scelta di arrendersi, in realtà. Vorrei vedere cosa succede se ci arrendiamo. Allora, comandante, hai preso una decisione? Dal suo volto sembra di sì. Nova. Ah no, niente, non posso scegliere, è proprio... Okay. Forse cambiava in base ai personaggi. Può essere questa cosa? Perché io effettivamente ho preso tanti personaggi e tutti i personaggi dicevano: ah, noi combatteremo, noi faremo, noi di qua. Ma se ne avessi presi pochi... Se fuggire fosse la soluzione per salvarvi tutti, lo farei. Ma il duca non lo permetterebbe mai. Anche se penso che sia comunque molto più di storia, in realtà. Sappiamo cosa ha fatto al villaggio di Yelu. Cosa sta per fare a Ishan? Ucciderà tantissime persone. So che ciò che vi chiedo non sarà facile, ma non è neanche impossibile. Quindi direi di combattere e proteggere più vite possibili. È questo quello che voglio sentire. Sì. Sì, così si fa. Rialziamoci e lottiamo di nuovo, come abbiamo fatto quando abbiamo difeso Ishan. Gli squali non perderebbero mai un'opportunità per ottenere la gloria. E questa battaglia sarà la migliore di tutte. Sì, dobbiamo porre fine al regno barbarico di Aldric. Visto? Sapevo di aver scelto la persona giusta. Ma la devo cercare questa cosa, se c'è il bad ending, se non recluto magari tot personaggi, perché in realtà nella saga di Shuikoden esiste anche il bad ending. A me viene, per esempio, mi viene in mente l'esempio di Shuikoden 2, dove puoi decidere di abbandonare praticamente tutto, o anche Shuikoden 5, dove praticamente poi muore praticamente Leon, che sarebbe tecnicamente la co-protagonista del gioco, e tu, da protagonista, da principe, praticamente te ne vai e diventi una sorta di cavaliere, o non dico cavaliere oscuro, però diciamo diventi una sorta di cavaliere che cerca vendetta, e il finale cattivo è veramente particolare. Quindi, cioè, oh, sentite la musica come... Detto ciò, adesso ci serve una strategia, un modo per vincere la guerra contro l'impero. Marriage? Con tutto il rispetto, comandante, questa è una richiesta ridicola. Abbiamo pochissime possibilità di sconfiggere l'esercito imperiale. Quindi è una richiesta impossibile? Ho detto ridicola, non impossibile. E poi so riconoscere una bella sfida quando la vedo. Quindi hai un'idea? Andiamo per priorità. Prima dobbiamo rinforzare l'esercito radunando quanto più membri possibili delle truppe sparpagliate di Euchiris e Norristar. E poi c'è un'altra piccola forza militare a cui potremmo chiedere aiuto. Ovvero? Ah, gli elfi! Ah, sapevo di essere qui per una ragione. Qualcosa mi dice che questo ridicolo piano era già stato preparato. Beccato. Possiamo contare sul secondo figlio del clan Fawood? Beh, non sono molto felice di rivedere mio fratello, ma mi sa che è il momento di mettere da parte l'orgoglio. Tanto, prima o poi gli elfi verrebbero comunque coinvolti in questo conflitto. Perché loro hanno quella situazione col triangolo amoroso, se vi ricordate, no? Quindi, rilassati, Lilwyn. Non lo prenderò a pugni in faccia questa volta. Non è quello che... Ecco fatto. Il buon Alve sarà il nostro emissario con gli elfi. Grazie. Nessun problema. Farò in modo di sistemare le cose. Concedetemi di radunare le truppe di Euchiris. E i guardiani si daranno una mossa e troveranno quello che resta dei Norristani, dei Norristariani. Comandante Nuova, sarebbe il momento giusto per cercare anche nuovi alleati. Ma io li ho trovati già tutti? Chi devo cercare più? Dobbiamo agire prima che l'impero faccia la sua prossima mossa.
E allora mettiamoci al lavoro e vinciamo questa guerra. A meno che si sbloccano ora. In un modo o nell'altro. Ecco, può essere che adesso si sbloccano gli ultimi reclutamenti. A questo punto credo che dovremmo concentrarci più sul reclutare altri alleati che sulla nostra causa. Offro incentivi sotto forma di timbri. Vedi, me lo stanno dicendo esplicitamente. Per sconfiggere l'impero. Qua proprio stanno spingendo per farmi reclutare più gente possibile. Quindi vuol dire che forse si sono aperti altri reclutamenti. E se così fosse, sarebbe figo. La musica è cambiata intanto in sottofondo. Non è più la musica del castello di prima. Ci sono nuovi alleati? No, non ce ne sono nuovi alleati. Oddio, e allora? Cosa dovrei fare? Però non ho un obiettivo. Vuoi vedere che forse uscendo triggerò qualcosa? Allora, secondo me adesso arriveranno quelli di Norristar, Maximilian, Electra, che loro due sono reclutabili sicuro. Vedi, lo sapevo che si triggerava qualcosa. Oddio, sono venuti fin qua? Siete alla presenza dell'incredibile Marcus, re delle divini. Adesso vedete che dicevo la verità, idioti? La verità. Ma se vuoi vedere che questo lo recluto invece? Non abbiamo paura di te. Ancora non avete capito? Bene. Vi risparmierò ulteriori sofferenze e vi farò entrare nelle mie legioni di servi. Vuoi vedere che ora lui lo reclutiamo invece? Diventa nostro alleato. Non di nuovo questo mucchio di ossa presuntuoso. Bene, bene. Ecco i vandali che hanno eliminato i miei preziosi sudditi. Sapete quanto è stato faticoso ricrearli? Ricrearli! Cosa volete questa volta? Mostri? Volete distruggere un altro villaggio come avete fatto col mio? Non sono stato chiaro? Voglio voi. Unite le vostre forze alle mie e vi darò la vita eterna. Questa è una bugia bella e buona. Ehi, quel furfante senza spina dorsale di Dirad avrà provato a ingannarvi. Ma il re dei redivivi non è un bugiardo. Dirad? Parli di quel tipo strano che ha occupato il nostro villaggio? Quello che lavora con la signora con la maschera da volpe. È il mio arcinemico. Ecco, hai visto? Visto, sono nemici. Come osa prendersi il premio su cui avevo già messo gli occhi? Presto, forza, consegnatevi a me e potrei decidere di salvarvi dai vostri destini miserabili. Un attimo. Quindi non sei dalla stessa parte dei redivivi che hanno attaccato Yarnan? Forse sarà meglio ascoltarlo. Eccola. Finalmente vedono la ragione. Santo cielo, voi umani vi fate sempre salire il sangue al cervello. Potrei risolvere questo problema molto facilmente. Finalmente ti ho trovato, re scheletro. E tu chi saresti? Sono Milana, la negromante, la tua nuova padrona. Tu? La mia nuova padrona? Che idiozia. Pensi che una misera negromante possa... Ti ho cercato per molto tempo. Quindi saltiamo le chiacchiere inutili e andiamo al punto, quello in cui segui i miei ordini. Ok, sto iniziando a non capire chi sta cercando di soggiogare chi. Possiamo pensarci dopo? Madonna, lui lo recluto, mi sa allora. Ascoltate, siete di fronte al re dei redivivi, il sovrano del reame di Elden. Come facciamo a non sentirti se non smetti di ripeterlo? Comunque, non sembri proprio un mostro. Quindi, per riassumere la situazione, l'arciere di vivo di Rad ti ha cacciato dal tuo castello e tu stai provando a riprendertelo. Sbagliato. Prego. Non sono stato cacciato. Solo i perdenti vengono cacciati. Quel criminale ha rubato il castello mentre mi ero assopito. Non capisco quale sia la differenza. E non sapevo che esistessero re dei redivivi. La cosa ti affascina? È un bel viso, come il mio. Vediamo se sarà ancora bellissimo dopo averlo cambiato un po'. Che dici? Sarei tentato, ma no. Torniamo al problema in questione. Stai dicendo che se ci prendiamo la lente runica che è in quel palazzo, il castello Hargantia, giusto? In quel caso potremmo riuscire a sconfiggere l'esercito dei redivivi? Esatto.
Nel castello c'è un dispositivo alimentato dalla lente runica della chiamata dell'anima. Eliminando l'esercito dei redditivi cambiereste il corso della guerra. Bene, allora andiamo. Io non così veloce, comandante. I guardiani si occuperanno della questione. Non abbiamo una faccenda personale di cui occuparci. Sì, Nowa, pensiamo noi ai redditivi. Meglio così, visto che dobbiamo ancora reclutare nuovi alleati. Perché non ti occupi di quello, comandante, mentre loro assaltano il castello dei redditivi? Va bene. Ecco il patto, Marcus. Noi ti aiuteremo a riprenderti il castello, ma in cambio disattiveremo la lente runica e l'esercito dei redditivi. Sei d'accordo? D'accordo. Oh, e mi sembra ovvio che quando avrete finito il castello sarà mio. Molto bene. Allora prepariamoci in attesa che la guardiana Marisa e la sua squadra assaltino il castello Argantia. Quando sarà tutto finito farò in modo che tu mantenga la promessa di diventare il mio schiavo. Cosa? Non ho mai fatto questa promessa. Grazie al cielo posso finalmente aggiungere un re al mio seguito di non morti. Non ho mai fatto questa promessa. E quindi ora devo prendere i panni di Marisa? No. Quindi questo è il palazzo di Ishan. Cosa ne pensa, sua grazia? Le decorazioni sono molto strava. Non mi importa. Oh, bene, che fortuna. Considerando che stiamo ridecorando da cima a fondo. Basta così. Come procede con le lenti runiche? Abbiamo provato a convincere i detentori a farsi avanti, sua grazia, ma non è servito. A convincere? Ci servono, in tanti, se vogliamo risvegliare la lente grezza. Portatemeli, con la forza se necessario. Sì, sua grazia. Oh, e se posso, sono entrato in possesso di un piccolo premio che sua grazia potrebbe trovare interessante. Oddio. Ah, il re. Il re Salas Bernard di Norristar. L'abbiamo trovato mentre si nascondeva in un villaggio nei dintorni. È da molto tempo che voglio fare una domanda al re Salas. Cosa? Quel ragazzo. Nowa. L'esercito dell'alleanza che sta guidando avrà un quartier generale. Voglio sapere dove si trova. Io non posso. No, non gli dire che gli dice del quartier generale mentre se ne vanno tutti. Minchia, è la fase dove perdiamo il castello? Perché in Shuikoden c'era questa cosa. In Shuikoden 5 c'era questa cosa. Che si perdeva il quartier generale per poi riconquistarlo successivamente. E tra l'altro c'era la possibilità di fare un game over se si tentava di... Se si tentava di assaltare il castello senza la forza sufficiente, perché moriva un personaggio e quindi non si potevano avere tutti i personaggi alla fine del gioco e si faceva il bad ending. O meglio, si faceva l'ending normale. Comunque no, non ne ho altri da reclutare, quindi boh, mi sa che siamo accorto, cioè dobbiamo necessariamente andare avanti. Bene, allora prepariamo la squadra che assalterà il castello Argantia. Niente paura, ce ne occuperemo in un battibaleno. Già, abbiamo un conto in sospeso con quella feccia dell'arciere di vivo. Conosco bene il castello e voglio impartire personalmente il giusto castigo a Dirad. Ma tu potresti avere il privilegio di aiutarmi. Oh, te l'ho detto che lo reclutavo. Non ci posso credere, incredibile. Vengo anch'io, non voglio che il mio schiavo scappi via e infranga la sua promessa. Non ho mai fatto questa promessa. Quell'uomo scheletro mi ha detto dove si trova il castello. Userò una cosa chiamata Menhir come punto di riferimento. Niente paura, il teletrasporto sarà impeccabile, perfetto e privo di arenamenti accidentali nell'abisso interplanetare. Possiamo andare quando siete pronti. Comandante Nowa, vuoi dare tu il segnale? Il segnale. Ecco il segnale. Oh, e grazie Marisa. Di nulla. Andiamo. Non provate a rallentarmi, sacche di carne. Questo sarebbe il momento giusto per cominciare a comportarti bene con la tua nuova padrona. Io mi unirò a voi e resterò all'entrata nel caso in cui vi serva un cambio di squadra. E io porterò in giro il mio negozio. Chi altro stai selezionando? Ah, vedi? E allora devo comandare lei.
Vorrei andare anch'io, vorrei andare io, ma la scelta finale è la tua. Quello che ha detto lei. Vedi? Minchia, devo comandare lei. Tu che livello sei? Minchia, 50? Oddio, non male però. Tra l'altro attacco 49 oscurità. Madonna, sei una bestia. Sei molto forte in realtà, Marcus. Io non so se in realtà devo fare un'altra squadra con... Allora, Noah e Sain sono impossibili da mandare, però posso comunque portare Reina e posso portare anche la mia cucciola. E anche la mia cucciola Isha. E poi qua mi porto lei per correre più veloce. Ovviamente non mi porterò quelli là perché non me ne frega nulla. Però voi siete... Ah, ecco, tu S, brava, quindi mettiti qui. L, M, L, tu sei L pure, quindi qua. Va bene, direi che ci siamo. Così ho chi cura, chi fa danni e tutto. Abbiamo anche il tank, quindi siamo a posto. Bene, Marisa, contiamo su di te. Se il piano funziona, il duca subirà un grave colpo. Che la fortuna sia con voi. Sarà fatto. Siete tutti pronti per il teletrasporto? La nostra destinazione è il castello Ardisguart, sì? Ma lo sai dove stiamo andando, giusto? Niente paura, l'imperfezione non mi appartiene. Ecco, lei sempre convinta. Bellissimo il castello, sembra il castello di Artemisia. È palesemente il castello di Artemisia, con le catene, dove si corre praticamente nelle catene. Uff, cavolo. Siamo vivi? Abbiamo fatto tante deviazioni. Bene, tutto perfetto. Io non faccio errori. Oh, Carrie, sei un modello da seguire. È palesemente il castello di Artemisia. Ma se siamo quasi morti... Un modello da seguire, ho detto. Pensi di poter fare di meglio? Posso mandarti... No, sei fantastica, niente da dire. Questo è senza dubbio il castello giusto. Ma Ardisguart è il nome del vecchio castello. Come faceva a saperlo? Quindi il castello sta fluttuando, giusto? Immagino che sia per via della lente runica? Esatto. È sorretto dal flusso di magia. Quindi se loro prendono la lente runica, crolla. Incredibile, vero? Una dimora perfetta per il re dei redivivi. E d'ora in poi conosciuto come mio schiavo. Sarebbe meglio tenere d'occhio questo castello dopo averlo ripreso. Nulla. Vuoi vedere che diventerà questo il mio prossimo castello perché mi invadono? Allora, potrebbe succedere questo. Il duca mi invade nel castello che abbiamo ora e praticamente lo conquistano, perché noi siamo, diciamo, più deboli dal punto di vista militare. Però noi poi ci trasferiamo qui, in questo castello, una volta che l'abbiamo recuperato, e dopodiché partiremo da qui e riconquisteremo tutte le zone. Ho sto presentimento, penso che hanno ricopiato la stessa cosa di Shuigoden 5. Possiamo pensarci dopo. Bene, iniziamo. Mantenete i nervi saldi. Parlo alla persona che molto probabilmente si farà prendere la mano più di tutti. Le missioni come queste richiedono un approccio più rilassato. Parla il tipo che è così spensierato da avere la testa vuota. Io resto qui in caso servano rinforzi. Se vuoi cambiare squadra, vieni da me. E se vuoi che dia un'occhiata a Noah, fammelo sapere. Prendeteli, squadra. Ah, ecco, vedi, quindi posso cambiare la storia come ho fatto prima con Zayn. Siamo pronti. Madonna, è palesemente Final Fantasy 8 questo. Palesemente Final Fantasy 8. Siamo proprio nel castello di Artemisia. Castello di Artemisia, esterno. Potevano scriverci tranquillamente così.